Buonasera a tutti, io sono Italo dell'Osservatorio sulla repressione. Innanzitutto ringrazio i compagni di DOCS per aver organizzato questo ciclo di seminari, secondo me importantissimi e necessari. Brevissimamente una serie di step in merito agli interventi sia di Francesca e di Giovanni. Io sono profondamente convinto che ormai viviamo dentro uno stato di eccezione frutto di una continua emergenza in questo paese, un continuo emergenzialismo. Ormai sono 40 anni di legislazioni di emergenza che paghiamo sulla nostra pelle, sulle lotte, in modo particolare sulle lotte sociali, dall'emergenza cardine che è stata la lotta contro la stagione del partito armato, per arrivare poi a quello che ha determinato poi il frutto di questi 25 anni di giustizionalismo nel nostro paese, in modo particolare gli anni 90 con le leggi sulle droghe, insomma legge emergenzialistica sulle droghe, la famosa Iervolino Vassalli, il fenomeno migratorio visto come un fenomeno di emergenza, la legge Martelli degli anni 90, la stessa fenomenologia vista come emergenza sociale degli ultras e quindi tutti i decreti legge al riguardo la fenomenologia delle curve, come è stato trattato tutta la lotta alla mafia. Oggi si parla di trattativa Stato-mafia, ma insomma ricordiamoci che in questo paese vige il 41 bis, che è una norma che non lo dico io, non lo diciamo noi attivisti sociali e politici, ma l'hanno detto dal Parlamento europeo per arrivare all'ONU, che è una forma di tortura e che viene attivata quotidianamente nelle carceri italiane a soggetti detenuti in regime di 41 bis. Allora, io credo che noi viviamo dentro una fase, come diceva Giovanni, molto difficile, in cui è chiaro che in questo attacco neoliberista i movimenti, coloro che pagano sulla propria pelle il prezzo della crisi sociale economica sono quelli più a rischio, perché viviamo in una fase continua di ridefinizione del nemico. E il nemico quotidianamente cambia il migrante con le varie soggettività e etnie, vediamo quello che sta succedendo del resto in questi giorni. Ormai ecco, si sta costruendo una campagna in cui il diritto all'abitare diventa un problema di ridefinizione di nemico pubblico. La campagna del Corriere della Sera e dei vari talk show televisivi è quello di dire ribaltare l'elemento di discussione. Non si discute più sull'esigenza oggi di qualsiasi cittadino di avere una casa, di rivendicare il diritto, ma si ribalta il discorso facendo interiorizzare alla società italiana impaurita dal prezzo della crisi e quindi più sempre più sola, che chi occupa diventa un nemico della società. E quindi dentro questo elemento qui caratterizzare la guerra tra i poveri, in cui è chiaro l'elemento dei migranti, uno degli elementi degli ultimi della società, diventa l'elemento centrale. Io credo che dentro questo elemento qui, questi importanti seminari devono ragionare anche di come tutto questo è funzionale alla costruzione della fortezza Europa. Quello che si dicevano anche come norme norme repressive che pagano i movimenti, in molte già sono di per sé inserite nei vari trattati europei. Pensiamo ad esempio a quello che è il fermo preventivo, che è scritto a chiare lettere dentro il Trattato di Lisbona, in cui la cosiddette polizie che agiscono sui territori in occasione ad esempio di un vertice europeo, a fronte di quello che è scritto nel Trattato di Lisbona, possono fare dei fermi preventivi, perché secondo disposizioni o relazioni fatte dalle Digos, qualunque di noi può essere considerato un soggetto tra virgolette pericoloso e ci possono fermare preventivamente per tutto l'arco delle giornate che riguardano i vertici politici ed europei. Così come credo che vada
che è stata per esempio costruita la forza di polizia europea, l'Eurojust Front, al di fuori di qualsiasi norma costituzionale dei paesi europei. Ecco, in più credo che ecco, dentro quella che è la logica e la cultura emergenzialistica in questo paese, per esempio, sono stati approvati, e purtroppo anche con un largo consenso popolare, dentro la costruzione della fabbrica della paura, dentro il rafforzamento della fabbrica della paura, una serie di pacchetti sicurezza che sono una serie di obbrobi costituzionali, perché oltre a contenere delle norme profondamente razziste e xenofobe, contengono delle norme, in ogni pacchetto sicurezza, delle norme che limitano ulteriormente quelli che sono gli spazi di agibilità sociale dei movimenti. Ecco, beh, io credo che su queste cose qua, lo diceva anche Giovanni, noi come movimenti, come attivisti sociali, non possiamo neanche non interessarci di fronte a quella che sono le cosiddette riforme istituzionali, perché io credo che le riforme istituzionali in questo paese, che sono dentro quella logica ormai ventennale, venticinquennale di giustizialismo, ci sono tutte nel costruire sempre più parlamenti, istituzioni, le cosiddette assemblee elettive, che sono totalmente impermeabili a qualsiasi richiesta di richiesta sociale in questo paese qui. Come dire, le lotte diventano semplicemente un problema di ordine pubblico, non hanno più l'elemento di rivendicazione all'interno stesso delle istituzioni, perché le istituzioni sono impermeabili e recepiscono semplicemente quelle che sono le direttive economiche europee dettate dall'alto. Io credo che in queste cose qui, questi seminari servono profondamente ad aprire una riflessione di quello che è lo Stato in questo paese, in cui, come diceva Giovanni, facciamo anche i conti e dobbiamo cercare profondamente da questi seminari a rimettere, a ritessere un filo conduttore tra le varie soggettività sociali che sui territori operano e lavorano. Affinché venga rivendicato quel diritto di resistenza, che oggi produce che più di 17.000 persone sono sotto procedimento penale per lotte sociali in questo paese, che produce il fatto che dopo anni viene rispolverato non più, non solo il codice Rocco con il reato di devastazione e saccheggio, ma oggi cominciamo a rifare i conti con processi che riguardano il terrorismo, e mi riferisco ai 4 ragazzi di Notav che sono accusati di terrorismo per aver tra virgolette sabotato un compressore. E quindi ci troviamo nella condizione di vivere una giustizia di classe, dove un compressore vale più della vita umana. Beh, io credo che su queste cose ho visto i temi dei prossimi 3 seminari utilissimi, ma bisogna che costruiamo, ecco, in vista di questo appuntamento importantissimo, e credo che tutti quanti noi dobbiamo lavorarci affinché diventa veramente un appuntamento largo, che non riguardi solo le soggettività sociali di movimento, ma che possa da un lato rompere la crepe, aprire una crepe dentro la società verso quella che è il fronte della cultura giustizialista e legalista che ha prodotto semplicemente drammi fortissimi, e dall'altro lato cominciare ad avanzare fortemente delle rivendicazioni, delle proposte politiche che possono far sì che il diritto di resistenza sia una questione vitale e importante non solo di crescita del movimento, ma della stessa democrazia.